262 nuovi casi di Covid-19 nelle Marche, 8 a Pesaro. Il lungo fine settimana di carriere Sgarbi, proteste e cene contro le misure del DPCM. In Piazza del Popolo la manifestazione con i lavoratori colpiti dalle restrizioni. Lo sport, a gioire c'è soltanto la Carpegna Prosciutto. La Vis perde e rimanda i festeggiamenti. Una buona serata a tutti i telespettatori di Rossini TV, il canale 633 del Digitale Terrestre. Bentornati con l'appuntamento con il nostro telegiornale, anche in diretta sulla nostra pagina Facebook. Subito in apertura tutti gli aggiornamenti dei numeri del Covid-19 nel nostro territorio, perché il Servizio Sanità della Regione Marche ha comunicato che nelle ultime 24 ore sono stati testati 1.266 tamponi. 750 nel percorso nuove diagnosi e 516 nel percorso guariti. I positivi sono 262 nel percorso nuove diagnosi, di questi 8 appartengono alla provincia di Pesaro e Urbino, il numero più basso di nuovi contagi rispetto a tutte le altre aree della regione. 16 invece sono i pazienti ricoverati nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale Marche Nord, a cui si aggiungono altri 57 ricoveri nei reparti di subintensiva, malattie infettive e ginecologia. E ora parliamo degli episodi che nel fine settimana hanno visto protagonisti il ristoratore pesarese Umberto Carriera e il deputato Vittorio Sgarbi. Due giorni di incontri nei locali dell'imprenditore pesarese fuori dagli orari consentiti dal nuovo decreto e che sono costati proprio al ristoratore la chiusura di un altro ristorante e altre sanzioni. Abbiamo riassunto tutto quello che è successo in questo primo servizio. Eccoci, siamo in diretta. Ebbene, siamo a Fano, una città con una grande storia. Credo che le persone che hanno combattuto per la libertà sappiano che per la libertà si può perdere la salute, ma per la salute non si può perdere la libertà. È iniziato con questo filmato caricato sui propri canali social l'infuocato fine settimana del ristoratore Umberto Carriera. Salito alla ribalta della cronaca nazionale nelle ultime settimane per la decisione di tenere aperto in orario serale uno dei suoi locali per protestare contro le nuove norme del decreto, l'imprenditore è stato affiancato questa volta dal deputato Vittorio Sgarbi, che nella serata di venerdì lo ha raggiunto nel suo locale fanese per cenare, oltre il limite orario consentito, prima di recarsi a San Marino. La serata è terminata con una sanzione da parte della polizia nei confronti del titolare e con l'identificazione e le successive multe per gli altri ospiti presenti all'interno del ristorante. La protesta del ristoratore pesarese però non è terminata con questo episodio. Dopo il severo commento del sindaco di Fano, Massimo Seri, su quanto accaduto, Carriera e Sgarbi hanno invitato il primo cittadino fanese, insieme al sindaco di Pesaro, Matteo Ricci, ad un confronto organizzato per la sera successiva, quella di sabato. L'incontro però è stato declinato da entrambi. Anche Maurizio Gambini, primo cittadino di Urbino, che aveva inizialmente dato disponibilità sulla sua presenza, all'ultimo ha deciso di non presentarsi. Nonostante il rifiuto da parte di Ricci e Seri, l'incontro tra Carriera e Sgarbi nella serata di sabato si è svolto comunque, all'interno del locale dell'imprenditore pesarese situato a Candelara. Un'occasione, come riferito dal critico d'arte, per parlare dell'idea di far scendere in politica Carriera, come lui stesso ha raccontato ai nostri microfoni. L'idea che ci sia un luogo dove l'attenzione e la prevenzione del rischio, che sicuramente è una cosa importante, cercare che le persone non si contagino o perlomeno di limitare il contagio, non può essere un dato geografico o orario, mi pare un dato importante. Quando tu a San Marino, non avendo l'Unione Europea che ti sorregge, hai dei ristoranti in cui limiti il numero di persone, che sono a 30, che tu lo faccia alle 13 o alle 20, non cambia sostanza, non è che il virus può diffondersi se c'è un assembramento, ma che la cena sia alle 13 o alle 20 è del tutto indifferente. Quindi su questo il ministro del turismo è stato molto preciso. Ritengo che Carriera abbia dato prova di un fortissimo temperamento politico, per cui lui rappresenta non un ristoratore ma un politico che io sarò felice di candidare alle prossime elezioni politiche, mentre ho una presumibile certezza che, salvo che non si ricoveri con il PD,
l'amico di Matteo Renzi con Italia Viva, ammesso che quello sia il campo in cui si muove, non sarà rieletto. Quindi per Matteo Ricci vedo, beh, a parte che non sarà eletto come sindaco, ma non vedo neanche un Parlamento vicino, quindi vedo un'ottima prospettiva come ristoratore. Gli auguro di aprire un ristorante senza carriera, naturalmente, mentre, come ho detto, auguro a carriera di fare una luminosa carriera politica. Sì, Vittorio oggi è stato a San Marino per documentare, diciamo, no? Quella che ormai è la vita normale. Sì, Vittorio voleva una sorta di confronto, ecco, per spiegare le motivazioni per cui, insomma, i primi cittadini difendano così a spada tratta quelli che sono gli attuali DPCM. Il sindaco di Fano, Massimo Seri, ha poi invitato i due protagonisti di questo movimentato fine settimana ad uno scambio di opinioni per il pranzo del giorno seguente, incontro che però non c'è stato. Dal canto suo, il sindaco di Pesaro, Matteo Ricci, ha infine dichiarato che non presenzierà a nessun incontro con Carriere Sgarbi, invitando i due a rispettare le regole imposte dalle misure del decreto. Non andrò a nessuna cena e a nessun incontro perché a Pesaro le regole si rispettano e sono stanco delle provocazioni. Noi abbiamo bisogno di stare vicino alle categorie colpite, come ho fatto sabato in piazza, cercando di far avere questi ristori il più velocemente possibili con le risorse stanziate dal governo nel ristori 1, nel decreto ristori 1 e nel decreto ristori 2. E dall'altra invece dobbiamo far rispettare le regole. Le regole si rispettano, i locali sono stati chiusi dove sono state trasgredite le norme. E per 5 giorni vengono chiusi dalla Polizia Municipale, poi spetta al prefetto o al questore stabilire ulteriori chiusure. Non si scherza con la pandemia, dobbiamo tenere la guardia molto alta. A Pesaro le cose vanno meglio rispetto al resto della regione e del paese, ma sappiamo che stanno crescendo i casi anche da noi, quindi dobbiamo essere molto scrupolosi, molto rigidi sull'applicazione delle leggi e chiedere grande responsabilità a tutti. Quindi basta provocazioni, basta perdere tempo con queste cose, non abbiamo tempo appunto da perdere, dobbiamo stare vicino alla gente e avere grande equilibrio in queste settimane molto difficili. E tra le prime voci a dissociarsi dalle proteste indette da Carriera c'è stata quella del direttore della Confcommercio di Pesaro e Urbino, Amerigo Varotti. Lo sentiamo in questa intervista. Confcommercio e l'Associazione Ristoratori contestano i provvedimenti emanati dal governo che limitano le aperture dei ristoranti e anche di molte altre attività economiche. Contestano questi provvedimenti, ma nello stesso tempo siamo rispettosi delle leggi e per questo contestiamo gli atteggiamenti, le iniziative pubblicitarie che portano avanti personaggi come il ristoratore pesarese o il parlamentare Sgarbi, questo incontro nel ristorante di Fano dopo l'orario di chiusura, quando tutti i ristoranti rispettano le disposizioni e la chiusura che viene disposta dalle autorità, costoro invece si permettono di prendere in giro le istituzioni, di farsi beffe di quelle che sono le disposizioni che tutti invece gli altri imprenditori rispettano, pur contestandole, ma siamo persone serie e quindi siamo rispettosi delle leggi. Questi comportamenti fanno un danno gravissimo all'immagine della categoria, che infatti ha rigettato questo personaggio come proprio rappresentante. Il personaggio non rappresenta nessuno se non se stesso, anche perché queste iniziative servono solamente per farsi pubblicità. Adesso sentiamo che Sgarbi addirittura lo farà eleggere, non so con quale forza, visto che forza non ne ha, farà eleggere parlamentare. Problemi loro, basta che non coinvolgano i problemi di una categoria che invece è una categoria molto preoccupata, ma seriamente preoccupata degli effetti economici devastanti che questi provvedimenti hanno sulle imprese, ma che non si risolvono certo con queste buffonate, queste sceneggiate e questa mancanza di rispetto per la legalità. Noi siamo per il rispetto della legalità, anche se non condividiamo questi molti dei provvedimenti che vengono adottati. E sempre nel weekend è andata in scena in Piazza del Popolo una nuova manifestazione indetta da tutte le categorie di lavoratori colpite dalle restrizioni del DPCM. A presenziare anche i primi cittadini di Pesaro e Fano,
per ascoltare le voci dei presenti e portare un messaggio di solidarietà. Vediamo il servizio. Sotto un copri fuoco di guerra, anche se una guerra qui non c'è, c'è soltanto un nemico invisibile. Tavoli di locali e ristoranti al centro della piazza, esibizione di danza e performance canore. La manifestazione andata in scena sabato sera in Piazza del Popolo ha nuovamente raccolto voci, testimonianze e questa volta anche vere e proprie rappresentazioni di tutte le categorie che si sono trovate colpite dai provvedimenti del nuovo DPCM. Presenti i primi cittadini di Pesaro e Fano, Matteo Ricci e Massimo Seri, che hanno portato un messaggio di solidarietà a tutte le realtà colpite. Minore il numero di persone presenti rispetto alla manifestazione indetta da Confcommercio la scorsa settimana. Il sentimento di partecipazione, però, è stato forte come la prima volta. La nostra paura è che fosse l'intervento politico, invece noi abbiamo avuto due primi cittadini che si sono uniti per stare vicino a noi. Io prendo spunto da questa, dalla loro presenza, per dire ulteriormente che vogliamo da domani essere gli interlocutori dei tavoli tematici per decidere il nostro futuro insieme e non cose che vengono imposte dall'alto con 400 soloni da Roma che decidono la chiusura dei ristoranti alle 18 quando i ristoranti alle 18 sono chiusi. Quindi devono capire come funziona la vita reale e sta gente che prende migliaia di euro di stipendio al mese non lo sa perché la vita reale non l'ha mai vissuta. Sui tavoli collocati a fianco della fontana, candele cimiteriali per rappresentare le ingenti difficoltà economiche riscontrate dal mondo della ristorazione. E poi musica e canzoni dal vivo, per dar voce alle categorie delle palestre, dello spettacolo e della cultura, settori fortemente penalizzati. Artisti non ci si inventa, non si sale su un palco dalla mattina alla sera, ma c'è una grande, pesante formazione che si fa da piccoli poi per tutta la vita. Quindi è uno dei mestieri più faticosi che esista e quindi rivendichiamo semplicemente la dignità di essere lavoratori dello spettacolo che meritano di attenzione, soprattutto in un paese come quello dell'Italia, in cui la cultura è vanto nel mondo. Quando abbiamo avuto l'onore di fare delle tournée internazionali, gli altri cittadini del mondo ci guardavano come fossimo degli dèi e quindi se nel mondo siamo considerati così importanti, noi in Italia dobbiamo sensibilizzare al massimo questa categoria. E quello appena trascorso è stato il primo fine settimana con in vigore il coprifuoco imposto dal nuovo decreto. Diversi i controlli effettuati dalla polizia che hanno multato due persone a Sant'Ippolito e altre due che stavano viaggiando intorno alle 23 all'interno della propria autovettura nelle vie adiacenti al centro pesarese. I due soggetti non hanno saputo dare spiegazioni valide sul perché non fossero rientrati nelle proprie abitazioni entro gli orari concessi e per questo sono stati sanzionati ciascuno con una multa di 400 euro. Queste foto invece ci arrivano da alcuni telespettatori per segnalare l'assembramento che le vie del centro storico hanno registrato nel pomeriggio di sabato. Sempre nel pomeriggio di sabato, tanti ragazzi privi di mascherine e ammassati sono stati invece segnalati nelle zone di Viale Trieste. E parliamo di cronaca perché nel fine settimana si è conclusa con l'arresto di un 37enne di origini pakistane e una sanzione di 3.000 euro l'operazione condotta dalla polizia di Pesaro che ha svolto un'indagine contro lo spaccio sul territorio cittadino. Il 37enne è stato individuato dai poliziotti nei pressi della sua dimora e trovato in possesso di 3 dosi di hashish, pronte per lo spaccio. La successiva perquisizione, estesa anche alla stanza occupata dall'uomo, ha portato al rinvenimento e al sequestro di ulteriori 80 grammi della sostanza. Gli ulteriori accertamenti svolti dagli investigatori hanno poi permesso di verificare che l'uomo, nell'arco di 3 mesi, aveva inviato al suo paese di origine importanti somme di denaro, probabilmente provenienti dalla conduzione dell'attività di spaccio. E ora cambiamo decisamente argomento perché ce lo hanno raccontato in diretta sulla loro pagina Facebook I Senza Giacca e ora vi mostriamo qualche immagine del funerale dell'avvocato Fabio Renzi, deceduto improvvisamente la scorsa settimana. Una scomparsa che ha sconvolto familiari e amici del Puntone, questo il soprannome affettuoso con cui Renzi era chiamato dalle conoscenze più strette. La cerimonia si è tenuta nella parte esterna della parrocchia Cristo Re e per cause di forza maggiori dovute al Covid è stato limitato ad un centinaio di persone, tutte distanziate, l'accesso al campetto. Tante le testimonianze di ricordo che si sono alternate in un pomeriggio davvero triste per tutta la comunità del Cristo Re e non solo. I
to do. Like your daddy done. And me and Mary, we met in high school when she was just 17. Good ride up that valley until we the fields were green. Sono sicuro che continuerai ad esserci per noi e ad essere il nostro protettore. Hai sempre fatto del bene, anzi, nelle nostre discussioni ti accusavo di pensare sempre agli altri e poco a te stesso. Ed è l'unica cosa che ti ho sempre riproverato. Volevi più bene agli altri che a te stesso. Ma era più forte di te. Hai sempre aperto le porte della tua casa, organizzavi gli eventi a casa tua, ti sei inventato DJ, io ti faccio divertire. E ci guardavi, eri contenta a vederci felici. Era la tua soddisfazione più grande, quella di farci felici, di proteggerti. Perché eri, sei un gran figo proprio, amore nostro. Fabio è stato un dono per tutti noi che abbiamo avuto la fortuna di avere. Teniamolo sempre con noi e facciamo in modo che quello che ci ha insegnato, che è proprio voler bene, rimanga sempre con noi. Mi ha lasciato un grande dono. Mi ha lasciato un grande dono e questo tutti noi, secondo me, siamo qui a testimoniare. Mi ha insegnato, ci ha insegnato quanto sia importante stare insieme. E lui lo faceva a modo suo poi. Era anche quello che ti invitava a cena, poi non si presentava. È quello che ti diceva di uscire in barca e poi all'ultimo secondo cambiava idea e ti faceva girare i coglioni. Ma poi tu dicevi, e lo per denari. E molte volte anche con Angelo, con tanti ci guardavano e dicevano, ma perché lo fa, perché riusciamo a perdonarlo? E perché era lui, perché era Fabio. E se c'è una cosa che Fabio aveva, e secondo me lo faceva meglio di qualunque altro, e che sapeva farti capire benissimo che ti voleva bene, e lo faceva benissimo quello. E io Fabio di bene te lo frutto un sacco. Ciao Abez. E dopo il ricordo che ci hanno quindi raccontato i Senza Giacca di Fabio Renzi, cambiamo argomento perché si è svolta in questo fine settimana l'Assemblea Nazionale di tutte le Pro Loco d'Italia. Presente anche Damiano Bartocetti, presidente delle Pro Loco provinciali, che ci ha raccontato la crisi per tutte le realtà locali anche in seguito alla decisione di cancellare i mercatini natalizi. Ieri si è svolta l'Assemblea Nazionale di tutte le Pro Loco d'Italia, è stato riconfermato Nino La Spina, un grande presidente nazionale, quindi per noi è un grande orgoglio. È chiaro che in tutto questo si è parlato di problematiche proprio legate al Covid e proprio insomma la difficoltà che abbiamo è proprio questa, tutte le Pro Loco sono ferme, stiamo ragionando su cosa fare, ma a livello nazionale c'è una forte preoccupazione chiaramente. Non solo eventi, con le nuove misure del DPCM sono stati cancellati anche i mercatini di Natale che nel nostro territorio soprattutto raccoglievano tanti turisti e tanta partecipazione. Ma io sono fortemente preoccupato perché non solo abbiamo dovuto annullare chiaramente, come giusto che sia, tutti gli eventi natalizi che portavano un'economia molto importante sul nostro territorio, ma soprattutto abbiamo bloccato tutte le Pro Loco che gestiscono anche tutti i poli museali del nostro territorio. Abbiamo inviato proprio oggi una lettera al presidente della regione a Quaroli per chiedere un incontro per poter parlare di tutte queste problematiche, perché le Pro Loco sono in difficoltà. Fino adesso nessuno ne ha parlato, nessuno ha detto niente, però noi abbiamo una forte difficoltà e chiediamo a gran voce per tutte le Pro Loco delle Marche, assieme anche al nostro presidente regionale Marco Silla, un incontro urgente con la regione per poter definire un piano di aiuti anche alle Pro Loco, perché non solo l'interruzione di tutti i mercatini di Natale, ma molte Pro Loco gestiscono i musei, gestiscono attività, hanno alcuni dipendenti all'interno e quindi
Io ritengo che sia doveroso su questo che la Regione ci metta, cioè ci apra un dialogo, e devo dire che c'è stata piena di disponibilità dell'assessore Baldelli di Pergola e di Luca Serfilippi a seguire un po' tutto l'iter delle proroghe. Quindi devo dire che c'è un'apertura da parte della Regione, c'è disponibilità, attendiamo che ci diano una risposta anche per un incontro. È chiaro che tutte le proroghe sono in difficoltà, cioè c'è grande fermento su tutte le, soprattutto le nostre 68 proloco, parlo per la provincia di Pesaro Urbino, perché porto un esempio: la proloco di Sasso Corvaro che gestisce la Rocca, Monbaroccio che gestisce i musei, con i musei chiusi non ci sono entrate, chiaramente le proloco rischiano veramente tanto. Rischiano veramente tanto, quindi dietro anche a tutto l'indotto economico che le proloco creavano a tutte gli alberghi, i ristoranti, basti pensare che solo nel periodo natalizio portavamo nella nostra provincia 260.000 turisti. E se noi fermiamo, cioè non è solo il problema per oggi, ma se noi fermiamo le proloco, poi il prossimo anno chi riorganizza i mercatini di Natale? È per questo che ci vuole un aiuto concreto, sostanziale anche alle proloco, ai presidenti delle proloco, che comunque rischiamo del nostro. In un momento in cui la scuola è al centro dell'attenzione pubblica a causa del Covid-19, vediamo questi due scatti che ci arrivano da un istituto superiore di Urbania, dove sabato mattina, complice la bella e calda giornata di sole, una classe ha deciso di effettuare le lezioni all'aperto. Un'iniziativa diversa dal solito che ha permesso anche ai più piccoli di svagarsi dal periodo complicato che attualmente si vive anche a scuola. E parliamo adesso di un'altra iniziativa che riguarda invece i commercianti del centro storico, perché gli ombrelli colorati che decoravano fino a poco tempo fa via Curiel sono disponibili e in vendita presso i negozianti del posto. Il ricavato sarà devoluto in beneficenza all'ospedale pediatrico di Pesaro. E la sessione autunnale del Rossini Opera Festival sarà trasmessa interamente in streaming gratuito sul sito web e sui canali social della manifestazione. Il programma, che propone due concerti e due produzioni liriche per un totale di 7 appuntamenti, sarà eseguito senza pubblico al Teatro Rossini. I primi due appuntamenti in programma sono per il prossimo fine settimana, sabato 14 novembre alle 20:30, con una selezione dei Pesce de Vieillesse interpretata dal pianista Alessandro Marangoni. Domenica 15 novembre invece alle 20:30 la Messa di Milano e il Miserere, diretti da Ferdinando Sulla, che guiderà l'orchestra filarmonica Gioachino Rossini e il coro del Teatro della Fortuna. E come ogni lunedì apriamo adesso la pagina sportiva per raccontarvi tutti i risultati delle gare di questo fine settimana. A gioire c'è soltanto il basket con la Carpegna Prosciutto, mentre Vis, Fano e Italservice rimandano i festeggiamenti. Festeggiamenti rimandati per la Vis Pesaro. La prima gara che ha visto in panchina il nuovo tecnico Daniele Di Donato è terminata con la vittoria per 1-0 degli sfidanti della Feralpi Salò. Nel post partita il capitano Mattia Gennari ed il mister hanno parlato di una settimana di lavoro e preparazione e di una buona prestazione effettuata dai biancorossi, terminata però con una distrazione fatale, che ha concesso la rete del vantaggio agli avversari. Pecchiamo qualche volta di ingenuità sui particolari che andremo sicuramente con il mister a lavorarci, perché quelli alla fine fanno la differenza in queste partite che un episodio la può decidere. Ecco. Quindi bisogna migliorare nei particolari, continuare a lavorare e i risultati arriveranno. Quello del calcio, appunto, che non ci si ferma mai, quindi abbiamo subito un banco di prova importante contro una squadra importante. Cercheremo di vedere gli errori e di migliorare in tutte e due le fasi, sia in quella di possesso che in quella di non possesso. Partita importante, cercheremo appunto di far punti. Contento a metà anche il Fano, che nell'anticipo contro il Sud Tirol ha portato a casa un pareggio. Dopo l'1-1 di sabato, il nuovo mister Flavio Destro ha convocato la squadra al Mancini per ripartire subito con gli allenamenti, in vista del turno infrasettimanale di domani contro la Fermana. Passiamo ora al basket, perché la Carpegna Prosciutto non si ferma e conquista la terza gioia consecutiva. Alla Vitrifrigorena, nel posticipo della settima giornata di Serie A, conquista 2 punti importantissimi, superando per 85-78 il Varese e portandosi al sesto posto in classifica. Un match nel quale la squadra ha dovuto fare a meno di Tyler Kane, dopo che il giocatore è risultato positivo ma completamente asintomatico al Covid-19. Abbiamo vinto una partita che onestamente sappiamo 2 giorni fa quanti problemi ci ha creato
questa assenza di Tyler, perché onestamente, con pieno rispetto a tutti gli altri, ma per come abbiamo fatto la squadra, l'unico giocatore che onestamente diciamo insostenibile, perché non ha cambi. Abbiamo provato, avete visto, uguale con stasera con Simone, ma onestamente facevamo fatica a rispondere alla grande. In solo due riunioni, diciamo così, perché abbiamo fatto un mezzo allenamento sabato pomeriggio e stamattina, dovevamo cambiare tutto, dovevamo cambiare posizionamento. Speravo che con l'assenza di Tyler ci fosse una reazione da parte degli esterni, e devo dire che tutti hanno dato qualcosa in più rispetto alle altre partite, e poi veramente una voglia di provarci straordinaria da parte di Marco Filipovic, cito lui per dire poi tutti gli altri dietro. E quando ieri pomeriggio ho visto il coach alle 5, dopo che abbiamo fatto i tamponi, no, per capire se potevamo giocare o no, cercare di rivoluzionare la tattica che aveva preparato fino a venerdì, tutta basata sulla presenza di Tyler Kane, quando ho visto col suo carisma, la sua esperienza, col suo modo chiaro spiegare che cosa avremmo cercato di fare stasera, e averla rivista stamattina ad allenamento, un po' di speranza di poter a casa, portare a casa i due punti e di essere per una sera tra le prime quattro, lo dico ridendo anche non si vede, un po' di speranza il coach me l'aveva trasmessa, e credo che l'abbia trasmesso anche tutti i giocatori per come si sono buttati in campo, credo che abbia raggiunto questo obiettivo. Ed è stata una gara combattutissima invece quella che ha impegnato l'Ital Service al Paralino Pizza contro il Matera e che è terminata con un pareggio. 2-2 il risultato finale del match, ma la squadra ha fornito una prestazione in linea con quella delle ultime settimane. Il prossimo appuntamento è fissato per sabato, di nuovo al Paralino Pizza per sfidare il Futsal Genova. E questo era davvero l'ultimo servizio di questa edizione del nostro telegiornale. Vi ricordo ora l'appuntamento con la prima serata di Rossini TV, perché questa sera alle 21.15 e poi in replica alle 22.30 potrete vedere Bellezza, Salute e Benessere, Stella Scarpa, Academy. L'informazione torna invece puntuale domani mattina in diretta alle 7.20 con la lettura dei quotidiani locali e quindi con la nostra rassegna stampa Buongiorno Rossini. Grazie per averci seguito anche in questa edizione del nostro telegiornale e vi auguriamo un buon proseguimento di serata su Rossini TV.